Torniamo alle notizie dall'Italia. Sfruttamento e veleni. I carabinieri arrestano 7 persone a Latina, extracomunitari vittime dei caporali e uso di pericolosi fitofarmaci sulle verdure. L'inviata Giulia Serenelli. Qualcuno ha aperto il cancello, riusciamo ad entrare? Sotto queste serre per procure e carabinieri venivano utilizzati fitofarmaci pericolosissimi per la salute e sfruttati decine di lavoratori. Ci sono stati degli arresti? Non sapete niente? Incontriamo questi braccianti, parlano a stento l'italiano come i loro colleghi assunti con un contratto fittizio per raccogliere ravanelli, paga misera e condizioni disumane. I militari del NAS di Latina hanno arrestato i titolari di questa azienda agricola di San Felice al Circeo, 2 caporali e un agronomo. Per chi indaga, costringevano i lavoratori ad utilizzare sugli ortaggi fitofarmaci tossici fuori legge, senza nessuna protezione. Ne hanno sequestrati 244 litri in questa provincia a sud della capitale che vive della sua terra. Ci sono serre a perdita d'occhio a cui si coltivano ortaggi che poi arrivano fino al mercato ortofrutticolo più grande d'Europa, quello di Fondi. I veleni, come li chiamano qui, servono a dopare la crescita degli ortaggi, sostanze tossiche illegali che inquinano la terra e avvelenano chi li respira, come quelle contenute in questo flacone. Qui restano nell'ambiente, quindi anche nelle falde acquifere, sui terreni. Questo è una bomba nel vero senso della parola. Chi lo respira aumenta esponenzialmente la possibilità di morire da qui a 5 anni. A lui lo ha fatto avere un bracciante morto di cancro poco tempo fa, anche lui costretto a raccogliere ravanelli, chino per ore su una terra avvelenata.